che ci sta aspettando una zia di scuola. Siamo ciao, in cucina con la Befana. Venite amici, venite, ecco il proprietario di Mare Chiaro. La pesca, sì, la pescheria che ci offrirà, giusto? Offrirà il capitone, anche se noi vogliamo sapere la differenza tra il capitone e l'anguilla, qual è? Capitone e masso, signora, a lei che cosa piace? Più il capitone o l'anguilla? Capitone? Capitone? Oh, che cosa ha preso oggi? Le triglie. Buone, da dove? La Mare Chiaro. La Mare Chiaro. Sono ottime. L'amico di mio figlio. L'amico del figlio della signora. Allora, dove sono questi capitoni che dobbiamo portare a Nazario Biscotti all'Esina? All'Esina, eccoli qua. Ah, sono anguilla. Anguilla e capitone, pesce e capitone. Madonna, fanno un po', diciamo, sfuggono. E poi c'è un'anguilla più piccola. Ah, ho capito. Benissimo, allora, cari amici di cucina con la Befana, il nostro amico Franco sarà con noi in piazza il 5 gennaio in cucina con la Befana e invitiamo tutti quanti, ovviamente. Ecco qua, eccolo qua, te lo porteremo da Nazario Biscotti all'Esina, perché ci preparerà una gustosissima pietanza con l'anguilla di Mare Chiaro. Allora, ci vediamo il 5 gennaio in piazza con Franco e tutti, ovviamente, tutte le persone che sono qui all'interno della pescheria. Allora, signor, ci vediamo il 5 gennaio in piazza. Ci vediamo, faccio un saluto agli amici. Arrivederci. Arrivederci. Come, però sia giusto un po' su questo. Oh, perfetto. Ci siamo. Benissimo. Allora, venite amici, vediamo che cosa mangiano i rupesi, perché siamo vicino, diciamo, al 7 di dicembre di Immacolata. Signora, buongiorno. Lei che cosa sta ordinando? Un po' di triglie, ma per la vigilia di Immacolata. Ah, le deve mangiare oggi, signore. Va benissimo, va benissimo. Ecco, buongiorno invece la signora appena entrata. Si vede che ha freddo perché è il cappotto. Signora, buongiorno. Può salutare? Ha salutato. Allora ringraziamo il nostro carissimo amico e sponsor Mare Chiaro. Noi adesso ci trasferiamo all'Esina, la casa dell'anguilla, invece qui abbiamo giocato in casa con il capitone. Allora, tutti quanti all'Esina da Nazario Biscotti. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Spesso e volentieri il braccino corto, quindi volevo un menù un attimino, non lo so, quanto devi spendere, ma anche di più, alla fine è giusto una cosa. Ci sta, giusto. Ci sta, io ci sta più che altro per portare abbiamo anche... trovato il giusto, per farmi spagare, l'avevo portato all'Esina, perché insomma... Sì, non avevo mai visto, diciamo, il mare, mi ha portato all'Esina dove c'è il lago, invece... E continuo a non vedere. E continuo a non vedere il mare, questa è la cosa strana, ero venuto per vedere poi il mare. Poi amante dell'anguilla, poi c'è questa fissazione del capitone, che ha ancorato le tradizioni nostre, allora voglio capire questo confronto tra anguilla e capitone, eccetera, voglio vedere un attimo i pescatori, le loro ricette tipiche. Se ami il capitone, se ne è posto il pesce. Davvero? Io. E allora? Chi più di me? E allora, Paolo, io penso che siamo capitati nel posto giusto. Le antiche sera, all'Esina, da Nazario Biscotti. Con un ottimo bicchiere di vino.
peccato per la compagnia, però appunto, sì, se vuoi, se vuoi lo cacciamo fuori, rimaniamo tutti e due. Devi pagare, allora io questi sono, no, vado, vado a preparare la cucina, dai, mentre voi parlate di Capitone. Sì. Che poi questo Capitone? Così esperto di anguille, di pesci. Più di anguille che sì, per mai quanto te, Paolo, di anguille, ne sai sicuramente più tu che io su questo, non ci piove, però. Voglio vedere più che altro il nostro allora, maestro. Fanno seriamente, Lesina è la città delle anguille, così non lo diciamo noi perché potrebbe essere un discorso campanilistico, però studi ci dimostrano e ci affermano che l'anguilla di Lesina possa essere classificata al top della, quelle mondiali, insomma, per caratteristiche organolettiche e per poteri nutrizionali. Poi noi la conosciamo bene, per noi non è una cosa solo natalizia, ma è usanza di tutti i giorni, una volta a settimana, in qualche modo la si cucina in casa. Quindi le massaie, tutti gli appassionati che sanno. La differenza tra anguilla e capitone esiste? Sì, esiste una questione di sesso. Allora deve parlare con voi. Sempre con titolare. Sempre con titolare quando si parla di queste cose. Serio, poi della collaborazione del mio co-conduttore, se vuoi può darti una mano dopo per lavare gli atti, fare qualsiasi cosa. Partiamo con la ricetta e iniziamo a mettere su dell'acqua, è a freddo, dobbiamo calcolare praticamente quello che ci deve restare come brodo nella... Sì. Per cui se calcoliamo per 4 persone dobbiamo anche considerare l'acqua che ci rilasciano le varie verdure, perché questa è prevalentemente di verdure la ricetta. E qui dobbiamo calcolare, andiamo a quasi un litro per 4 persone e poi iniziamo con mettere. Io preferisco metterci subito la cipolla e la sedanella selvatica, che è quella che rilascia più profumi e odori. Quindi vado a freddo con cipolla e questo sedano spontaneo e li facciamo andare un attimino per poi metterci anche l'anguilla e aspettare l'ebollizione, perché va un attimino schiumata. L'anguilla è un pesce importante, contiene dei grassi all'interno e dei grassi anche fuori quote, per cui quella cosa viscida che rilascia è molto grassa. Quindi la mettiamo in acqua. Molti, Paolo, la conosceranno perché noi come tradizione mangiamo il capitone, giusto Paolo? Assolutamente. Quindi che è di un'altra dimensione, di altri colori, poi vi spiego anche, anzi se gradite poi vi faccio vedere la differenza. Questa qui è quella che è l'anguilla pantanina che chiamiamo, notate il ventre giallo, il dorso verdastro, il capitone è tutt'altra cosa, andiamo sul grigio scuro come dorso e ventre bianco. Poi magari ve ne faccio vedere uno vivo. Vuoi vedere un capitone vivo? No, perché succede a questo capitone? Sì. Il capitone per tradizione si dovrebbe ammazzare, ma è una cosa più religiosa che culinaria, perché nell'avvento della nascita di Cristo si dovrebbe scongiurare il maligno, per cui la forma serpentiforme del capitone che richiama il maligno, quindi viene ucciso alla vigilia di Natale per dare un senso per dare spazio all'avvento di Cristo, una cosa religiosa, e poi si trasforma in arte culinaria perché prende campo in tutta Italia e si diventa una tradizione culinaria, però parte da una forma religiosa. Per cui intanto vediamo che va a bollore e piano piano viene fuori una schiumetta bianca dovuta dal grasso della cute, e noi andiamo a toglierne un poco, non perché di abbastire, ma per alleggerire un attimino il piatto, perché noi come in Puglia siamo un popolo di piatti unici, di quelli che con un piattone dovevi starci tutta la giornata, si mangiava tutti insieme, esatto. Bello da un infatti, piatto, infatti questa è una ricetta che porta del, come quasi tutte le altre, del pane raffermo sotto, per cui si recuperava tutto quello che era avanzato nella settimana, anche il pane, le verdure, si procedeva con questa ricetta. C'è qualche manifestazione natalizia particolare qui a Lesina? Come si svolge il programma di attività? Ti vorrei dire che c'è una manifestazione molto importante che si chiama Lagoloso, però mi sa che questo è il primo anno
di buca, nel senso che non ci, non essendo avallati da nessun ente, da nessuno sponsor, non ci sentiamo più di farla dalle nostre tasche. Era una bellissima manifestazione fatta prevalentemente da ristoratori, dall'associazione dei custodi degli antichi sapori, si chiama, non a caso, però è andata via via a finire questo entusiasmo, perché se degli operatori del settore devono chiudere per 3-4 giorni per tirare su un evento del genere, poi ci devono anche rimettere, e non va bene. Quindi nessun ente ritiene opportuno sponsorizzarci. E di noi... che cosa si trattava? Si trattava di un menù a un prezzo modicissimo, di 4 portate, 5 portate, compreso i vini, servizio a tavola, quindi c'era una tensa struttura che diventava ristorante per l'occasione. E dei camerieri, un ristorante a tutti gli effetti. Veniva servito un menù prettamente lagunare, 4 portate, compreso il dolce, con dei vini del posto a 15 euro. Meno di tutto rispetto, però questo menù voleva essere un attimino aiutato da qualche ente, da qualche, perché non ce la facciamo. Per un discorso di qualità. Quindi dopo tanti anni di prove, al settimo anno penso che... C'è stata la crisi del settimo anno. Ci siamo fermati perché non possiamo andare oltre. Noi a che anno stiamo? Al primo con te? Al primo con me, e non lo so se continuo dopo questa puntata, non lo so se... Potrebbe essere già una crisi. Ora facciamo una cosa per rendere la ricetta anche fattibile a casa, perché solitamente l'anguilla resta sotto per gli esperti, che sanno poi la cottura giusta. Noi, per agevolare l'eventuale ricostruzione in casa della ricetta di qualche massaia, facciamo che togliamo l'anguilla, che ha fatto un minimo di cottura, e la mettiamo via, per poi posizionarla sopra tutti gli altri ingredienti, in modo da poterla monitorare. Quindi stare attenti alla cottura mettendo le sughe fritte. Quindi Paolo, siamo arrivati noi con In Cucina con la Befana qui all'Esina, per dopo questi 7 anni si è interrotto il... Potrebbe essere un nuovo inizio, una rinascita. Una rinascita con In Cucina con la Befana. Perché no? Vuoi spiegare il regolamento nel frattempo in questa fase? Allora, il regolamento in che cosa consiste? Grazie Paolo per avermi lanciato. Sì, allora ve lo spiego subito, cari amici, è semplicissimo. Dovete invogliare le vostre mamme, le vostre nonne, le vostre zie a anche gli uomini, soprattutto gli uomini, i vostri mariti, amanti, compagni e compagne, amici, fratelli, praticamente a inserire una ricetta sul gruppo di Facebook In Cucina con la Befana, e dovete farla praticamente votare. Sì, semplicemente votare chi riceverà il maggior numero di mi piace. I primi 8 verranno con noi in piazza quando, Paolo, il 5 gennaio. Venite 5 a gennaio, casa, no, venite in 5 piazza. 5 gennaio, piazza Matteotti, Ruvo di Puglia, con In Cucina con la Befana, e lì vedremo la giuria popolare, la giuria di esperti, con quale ricetta farà vincere. Come potete vedere, Paolo mi ha messo alla prova, io sono stato diligente, ho risposto in maniera Nazario, sono stato bravo. Si poteva far meglio sull'italiano, però insomma, non chiedetevi tutto, perché c'è l'inizio è una questione di raffreddore, non una questione di italiano. Avendo a disposizione delle cicorielle selvatiche, le abbiamo sbollentate prima, perché metterle da crudo hanno una cottura diversa delle altre erbe, della borragine, delle cime di rame, quindi si usa molta erba di stagione. Quindi cuore è già prevalentemente sbollentato, così gli abbiamo tolto anche un po' di amarognolo. E poi proseguiamo con... Vi dico che questa ricetta qui era all'origine solo di anguille e erbe spontanee, che era quella che i pescatori facevano fuori porta sull'istmo, quando stavano fuori la settimana e gli toccava per essere di guardia alle attrezzature della pesca, per cui si faceva solo con cicoriette spontanee e con tutte le verdure spontanee che c'erano sull'istmo. Poi è chiaro che con l'evoluzione, con l'avvento di prodotti importati dalle Americhe, la massaia l'ha anche aggiustata, quindi tutto quello che è a disposizione. Perché la massaia rispetto al pescatore un po' più di tempo per... No, non è il tempo, era che via via si iniziavano a trovare queste zucchine, queste melanzane, roba che neanche si conosceva prima, per cui si è un attimino elaborata la ricetta, e si va con le zucchine, le melanzane. Di questa stagione abbiamo anche la zucca rossa, che
diventa parte essenziale della ricetta. Quindi zucca, noi ci mettiamo dei peperoni, due colori diversi per dare anche un tocco cromatico, ma altrimenti ci sta anche uno solo. E ci mettiamo le patate. Esaltazioni di colori, chiaramente. Saliamo, andremo a controllare uno squatter di prodotti tipici della nostra fantastica regione. Quanti minuti ci vogliono per la cottura? Per la cottura siamo intorno ai 35 minuti grosso modo, però si va a monitorare tutti. E ci mettiamo un po' di peperoncino che per la stagione ci sta alla grande, lo lasciamo intero così possiamo anche poi vedere dopo. Solitamente le patate tagliate di questa dimensione qui sono il termometro di cottura, è quello che si va a testare per vedere la cottura. Ora, nell'attesa che le verdure tirino fuori l'altra acqua, aggiungiamo un attimino e poi l'anguilla ce la mettiamo sopra, perché alla fine è la parte essenziale della ricetta che andremo a testare di tanto in tanto. Poi copriamo per un attimo e portiamo a cottura. Ci mettiamo dei pezzi di pomodorino fresco che, oltre a conferire colore, danno anche un pizzico di acidità per completare il piatto. E questa ricetta non ha bisogno di tanto olio, ma un filo di olio crudo. Ce l'ho contento, per favore. Olio Mazzone, sponsor della nostra manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Vo di Puglia, assessorato alla cultura e alle attività produttive, del GAL Murgia Più, dell'ASCOM Confcommercio e dell'Accademia Italiana Gastronomia Storica. Questo è uno spot ovviamente per i nostri prodotti tipici, è uno spot anche grazie all'attività dell'associazione Bariland a visitare la Puglia, a essere in Puglia, nella terra di Bari, e non solo per gustare questi fantastici piatti. Quindi tu cosa hai fatto in questa ricetta, Santino, oltre a spiegare il regolamento? Niente, perché come tuo so, assaggerà. Assaggerà per i piatti come minimo. Sì, farò da assaggiatore e poi sì, metterò a posto, sì. È quello che mi tocca praticamente ogni volta che giriamo le cucine, mi sta toccando questo. Prima assaggiare e poi lavare i piatti. Io ho visto che Nazario ha messo un ingrediente per te, Paolo. Ha messo il peperoncino per ravvivare un po' la passione, che vedo che si è un po'... Un mese che fa sempre solo di battute, non posso più. Meno male che la Befana. La Befana è vicina, così insomma, lo saluteremo. Cari amiche nonne, aiutatelo, veramente. Aiutatelo voi. Mettete perché... il peperoncino. Questa è una ricetta semplicissima che potete ripetere tutti quanti. E parla di verdure, parla di territorio. Ma lo fa seriamente, perché solitamente si parla della Puglia pensando solo a fare cicoria e cartoncello, a quello che inizia sotto i laghi. Invece la Puglia è anche questa Puglia, c'è anche il Como della Puglia, noi siamo proprio ai confini, qui bisogna sempre andare a vedere che ci sono due laghi che producono del pesce alternativo, perché i pugliesi si nutrono di pesce prevalentemente, però pochi conoscono il muggine di questi laghi, l'anguilla, le acquadelle, prodotti veramente che hanno un loro compito in tutta la Puglia, o le Puglie che dir si voglia. Quindi un occhio di riguardo, produciamo dell'ottima bottarga, abbiamo dei pesci eccellenti che vanno fuori dei canoni del pesce normale, vanno degli elementi che andrebbero assaggiati. Uno non può dire di conoscere la cucina pugliese se non conosce la cucina lacustre di Lesina e Cagnano, parte essenziale, deve diventare parte essenziale della cucina pugliese, per ora è solo garganica, però solitamente si parla di cucina pugliese pensando alla cucina della Valle d'Itria, del Salento e del nord, fino al nord Varese, o magari un po' di tavoliere parlando di pancotto, di cose di grano arso e tanto altro, ma c'è altro, bisogna anche aprirsi a quest'altro mondo, che di pesce, ma un pesce, come i miei clienti dicono, alternativo. Siamo già a proposito di Puglia, no? Degli odori. E infatti ora quando arrivo la casa non posso, dovete necessariamente riproporre questa ricetta. Non posso, ma noi lo sentiremo, la complessità dei profumi la sentiremo.
che spettacolo. Le anguille dormono. Sì, vedo che loro sono belle lì tese. Sì. Nel... non si muovono. Diciamo che si sta anche bene qui, Paolo, con il freddo che c'è fuori vicino alla... non avevo dubbi che stavi bene al campo. Abbiamo ancora pochi minuti di cottura, poi impiattiamo e vediamo anche l'effetto cromatico del piatto finito. E non è assolutamente male, come vedete è anche una gioia. Momento clou, allora, della nostra ricetta, il piatto ormai... siamo giunti a cottura. E in attesa possiamo ricevere questo grande dono. No? Per noi che assaggiamo sicuramente un dono, noi facciamo, come ripeto sempre, in cucina con la Befana per questo, per poi assaggiare i piatti che vengono preparati. E noi possiamo anche iniziare perché guardate proprio i colori fantastici di questa ricetta. Allora, noi andremo a impiattare con le verdure sotto. Cercare anche qualcos'altro, eccolo qui, borragine, e poi con gli ortaggi, i colori accesi. Operazione chirurgica questa qua, eh? Sì, mi servirebbe la mascherina, il bisturi, l'ovatta, sembra... è anche un'impresa comunque cercare di... no, perché poi il bello è non mischiare tutto, dando spazio ad ogni ingrediente, per cui poi il piatto se lo si deve anche guardare, prima di portarlo all'assaggio deve essere una cosa bella da vedere, si mangia prima con gli occhi, come si dice. Pomodorino. L'ultimo ingrediente ovviamente è l'anguilla. Un po' di saliscendi per queste anguille, eh? Prima dentro la pentola, poi di tolta, poi fuori l'acqua, poi dentro l'acqua, poi ancora fuori. È sicuramente l'ultima volta che saranno in acqua, sì. Dopo questa pentola. non ve l'hanno più. Vi dico anche un'altra cosa molto simpatica. Se un pescatore del vecchio di Lesina mangia questa pietanza e gli offrite dell'acqua da bere, vi risponde subito che non è il caso, che gli sembra di rimettere l'anguilla in libertà. Per cui assolutamente vino e rosso. Qui ci abbiamo un bel vino rosso qui. Sì, assolutamente. Mi passate dei pacchetti di pane, per favore? Completiamo il piatto. No, faccio io, stai Santino, stai. Dai, ti cedo questo, ecco qui. Questo compito, Paolo, ecco qua. Questo lato? Sì. Ecco. Ora ci sta anche la finitura. Santino, ecco, puoi prendere un po' di olio. Eccolo qui. Se non altro sul pane raffermo e un altro pochino di acidità, per cui il piatto lo completiamo così. Benissimo. Beh, il piatto è pronto. Allora non resta. All'esina è la minestra di anguilla. Per voi può essere una zuppa di verdure con anguilla. Il piatto resta tanto. E sarà sicuramente una cosa da mangiare. Quindi adesso. Sicuramente da casa stanno facendo tanti complimenti per questo bel tuo intervento in cucina con la Befana. Noi ti ringraziamo, grazie per la tua disponibilità e per questo bel contributo. A questo punto assaggio io perché vedo che. Voi siete un noi non in servizio non mangiamo, no, Santino al massimo. Io assaggerei comunque perché allora da qui sentirai tutto il sapore, che c'è dentro, tutto il resto. Vai. Brucia? Mi raccomando, non fare esclamazioni. È buonissimo il piatto, vai. Più l'anguilla che devi mangiare, no? L'anguilla non ti va. Dai, muovi, metti. Lui va di là a mangiare il ghiaccio perché non è una cosa che come. Non è molto televisiva come situazione. Ottima. Sì. Pensavo di fare anche il risucchio mentre diciamo. No, grazie. Allontanare. Beh, io mi allontano. 5 gennaio, Piazza Matteotti, in cucina con la Befana. Grazie.
Lazzarino Biscotti per l'ospitalità. Alla prossima.